Prendo questo in più. Buonasera a tutti, anche un saluto al pubblico da casa, che abbiamo questo doppio canale. Siamo a fine maggio, come promesso da un paio di giovedì, ci saremmo rinfrescati almeno con la testa, facendo un giro a zonzo sul lago di Como. Ci portano in questo viaggio tra i miei scelli da zonzo sul lago di Como, Tommaso Chemini, che cura la serata, il nostro vicepresidente, che diciamo, non ha bisogno di presentazioni. Presidente, sono ancora... Giancarlo, che è ancora mi ha corretto. Presidente della Casa della Poesia di Milano. E poi sono i due curatori, Pietro Berra e Claudia Cantaluppi, che ci parlano di questo libro. Pietro Berra, oltre che un caro amico poeta, è giornalista, è poeta, è un organizzatore e animatore culturale, scrive infatti sul quotidiano La Provincia ed è responsabile dell'inserto culturale domenicale L'Ordine. Oltretutto è presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni, che organizza delle bellissime passeggiate culturali legate alla poesia e che è anche editore, che ha pubblicato questo libro e altri. E lui personalmente è autore di tre libri di saggi, poesia e prosa, siamo arrivati alla dozzina. Invece Claudia Cantaluppi è una docente di inglese. Un'altra cosa bella di questo lavoro è che c'è stato il coinvolgimento di una scuola, della scuola. Lei insegna al liceo Teresa Ciceri, inglese, non più insegnava, ha coordinato il lavoro di 25 studenti di 7 classi nella traduzione di quest'opera. Quindi è una bella cosa che la poesia sia anche un tramite, un cimento su cui i ragazzi si mettono a lavorare. Bene, grazie ai relatori e lascio la parola al microfono. Bene, il grande poeta, anzi grandissimo poeta, Percy B. Shelley, prima ancora di scappare con la minorennissima Mary, aveva già scritto un saggio sulla necessità dell'ateismo, ma anche sulla difesa della poesia. Quindi era un uomo che già aveva anticipato i tempi e mettendosi in attacco alle istituzioni, prima delle istituzioni, diciamo, degli studi, poi, grazie, e poi delle istituzioni stesse della famiglia. Questo zonzo sul lago di Como, infatti, è Mary che dopo aver perso questo suo grande amore in un naufragio, insieme ai suoi figli, da Parigi vola sull'aereo e con lo sguardo sempre originale mette in vista, in prospettive nuove, i luoghi importanti del lago di Como che adesso verranno illustrati in modo approfondito da Pietro Berra. Grazie Tommaso, grazie Amos, grazie Paolo e grazie a tutti voi per chi ha organizzato e chi è venuto ad ascoltarci. Percy e Mary sono seminali, c'è un paesaggio culturale, tratteggiano un paesaggio culturale, sì, del lago di Como, che è lombardo, il loro primo approdo proprio a Milano, peraltro, mentre esce il 2 di gennaio hanno in mano la prima copia di Frankenstein, il 4 di aprile arrivano alla locanda reale di Milano.
il primo weekend libero, quello successivo, insomma, 9-10 aprile, riescono a lasciare i due figlioletti che poi faranno una brutta fine, no? Ritornerà nel 1940 con l'unico figlio superstite, adesso uno dei due è sepolto insieme al padre al cimitero cattolico di Roma. E appunto il primo weekend libero in cui riescono a lasciare i due figlioletti, la sorellastra di Mary, quindi Claire Clermont, e Allegra, la figlia che lei aveva avuto con Lord Byron, vanno sul lago di Como a cercare una casa per l'estate, a cercare di, quindi di ricreare quell'atmosfera in cui erano nati Frankenstein di Mary Shelley e il vampiro di Polidori, due stati prima, quindi quel convivio di amici, riprodurre il convivio di Villa dei Gatti, lago di Ginevra, di nuovo invece in un'altra villa sul lago di Como. E con due personaggi poi focali che li attirano qua, quindi hanno una consapevolezza maggiore, per la verità, in tantissime librerie della maggior parte degli autori del Gran Cuba, basta andare a visitare la casa di Goethe in Germania, ha le lettere di Plinio il Giovane, però loro avevano tradotto in particolare Prussi anche la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio. La necessità dell'ateismo inizia proprio con una citazione della Naturalis Historia, in cui Plinio il Vecchio dichiarava che quello che altri chiamano natura, che altri chiamano Dio, io chiamo natura. Così è costata la cacciata da Oxford, e noi Plinio il Vecchio a Como lo abbiamo invece all'ingresso del Duomo, quindi insieme a Plinio il Giovane, che peraltro in una lettera, no, a Traiano diceva: caro imperatore, cosa devo fare? Ci sono questi cristiani che non vogliono appurare, io li ho condannati a morte, devo continuare così ad ammazzarli, quindi devo fare qualcosa di diverso. Comunque non ti preoccupare, la superstizione che passerà presto. E quindi quando poi, no, all'epoca di San Carlo Borromeo si cercherà di togliere quei pini dal Duomo, però i comaschi resisteranno perché li ritengono dei simboli culturali al di là delle religioni. Ecco, Percy e Mary si argomentano di questo, anche il dottor Frankenstein, no, quando racconta, dice che dopo i primi esperimenti elettrici che ha fatto con suo padre, tutti i naturalisti, i filosofi naturali, insomma, sono diventate cose vecchie che non legge più, tranne, dice Buffon, quindi un francese di fine Settecento, quasi contemporaneo, e un Plinio il Vecchio che ritiene ancora interessante dopo 2000 anni. Infatti io volevo cominciare proprio, visto che chiaramente quello che ci porta qua oggi alla Casa della Poesia in particolare, perché chiaramente sì, Mary Shelley, ma evidentemente quest'anno c'è una ricorrenza che è il bicentenario, l'8 di luglio, della morte di Percy al largo, no, della costa di Viareggio, in questo naufragio, e quindi la prima lettera che loro scrivono, che lui scrive quando, dopo quel weekend sul lago di Como, la scrive a Lord Byron per invitarlo a passare di nuovo l'estate insieme. Questo è dal libro successivo, quindi sì, noi siamo l'associazione Sentiero dei Sogni che si occupa di organizzare passeggiate creative. In questo momento abbiamo in corso con l'Eco Walking Festival in 15 tappe, legato proprio, tutto dedicato al bicentenario di Shelley, che poi sì, chiaramente tocca anche tantissimi altri autori, andando un po' a rivedere i luoghi del Grand Tour, in una prospettiva appunto di ricostruire un paesaggio culturale in una regione che per troppi secoli, insomma dal 500 all'Expo 2015, ha puntato quasi tutto sull'industria, quindi sull'essere la città della moda Milano, la città della seta Como, eccetera, ma si è persa di vista come paesaggio culturale, pagandone poi le spese quando si sono fatti i grandi mostri di William Turner, piuttosto che si sono tradotti gli altri volumi dei Rainbows in Germania e in Italy di Mary Shelley. Sono sempre stati, è sempre stata data priorità, ma anche la mostra recentissima, no? Sul Gran Tour qui alle Gallerie d'Italia, non ce n'era, per esempio il lavoro non era presente totalmente, era totalmente assente, mentre è stato poi recuperato in quella fatta più o meno contemporaneamente, che è andata avanti un poco di più, alla casa del Manzoni, attingendo peraltro a materiale infinito, voglio dire, solo William Turner ne ha fatti 80 dipinti dedicati al lago. Quindi per dire, il lago poi appunto è un punto di partenza per esplorare l'intera Lombardia. Quindi per andare a cercare di recuperare un po' tutta questa parte, come ci hanno visto tutti questi autori, una parte importante di una identità di una regione che appunto dal 2015 finalmente ha cercato di recuperare, anche perché l'industria è chiaramente molto cambiata, in parte è stata dismessa, insomma dobbiamo vederci in un'ottica post-industriale, si è ritornati a puntare un po' di più sulla cultura, almeno a porci delle domande, a cercare di capire
questo museo a cielo aperto in cui viviamo. Quindi, dopo aver tradotto un volume che in 170 anni nessuno aveva mai pensato di tradurre in italiano, di Mary Shelley, che passa due mesi sul lago di Como, da lì visita Milano, Bergamo, Varese, quindi insomma una parte Lecco, una parte cospicua della Lombardia, ma invece il volume tradotto era quello legato alle solite città d'arte, e anche all'introduzione di quell'altro vai a leggere, sì, abbiamo scelto questo perché è quello che rappresenta l'Italia, come se io non fosse, come dire, non è Siena, non siamo Lucca, non è Pisa, non è Firenze, non siamo Napoli, neanche Palermo, che appunto però c'è un'identità culturale. Il successivo, che è uscito qualche mese fa, invece l'Arco di Como Gran Tour, in cui abbiamo esteso lo sguardo, quindi dal primo autore, Richard Lessels, un prete viaggiatore inglese che 350, ormai due anni fa, inventa il Gran Tour, cioè scrive questo primo libro sul suo viaggio in Italia e in Francia, e quindi invita i giovani abbienti, chiaramente, perché era un privilegio poter viaggiare ancora in gran parte dove oggi, figuriamoci allora, quindi a diventare saggi viaggiando, e invita a fare il Gran Tour in Francia, il Giro d'Italia. Giro d'Italia, poi diciamo che ora connota qualcosa d'altro, non ci fa pensare, ci fa pensare al ciclismo, invece il Gran Tour si è esteso un po' a tutto il fenomeno e a tutta quell'epoca che comincia fino nel 1670, quando siamo abituati a pensare alla fine del 700, all'800, ovviamente no, chiaramente diventa una nuova ripartenza, ma c'erano già stati quasi 100 anni prima di viaggi importanti. E quindi abbiamo quest'altro secondo volume accolto autori appunto da Lessels fino a Hermann Hesse, che pure no, e in mezzo c'erano anche gli Einstein, che anche loro come Michelle arrivano a Milano prima che a Como, poi dopo allora c'è il idillio romantico, il passaggio dello scudo con la neve, eccetera. Perché? Perché con gli Einstein, che poi esse, che è l'ultimo romantico, forse, dello stesso un po' stampo di Wordsworth, di Shelley, insomma, cerca ancora un selvatico, un modo di vagabondare. Infatti quando arriva a Como dice tutto bellissimo, però non si possono vedere quei casoni, quegli ecomostri di brunate che adesso andiamo ad adorare, le mille liberty, la belle époque, quindi insomma, qui si divizi, si vede, insomma, si mette in un'altra ottica, quindi ancora quello spirito che viene spazzato via poi dalla prima guerra mondiale, quindi se vogliamo c'è un filo rosso che dal 1670, forse prima, perché già appunto ce lo dicevamo poco fa, insomma che c'era questo Corriere di Lindau, no? Che dal 1322 al 1826 ha collegato Lindau appunto, quindi, con Milano. In 7 giorni partiva il lunedì, arrivava il sabato, e quindi in 5 giorni abbondanti attraversava un bel pezzo di Europa, e appunto ha portato Erasmo da Rotterdam, lo stesso Goethe nel viaggio di ritorno, poi è stato dismesso quando sono state costruite le nuove strade. Gli Shelley la prima volta sono passati nel 1918 dal Nocenisio, nel 1840 invece appunto con la nuova strada, che poi è importante pensare quando ci lamentiamo dalle infrastrutture, oggi c'è tanto dibattito ancora sulle strade, nel 1822 viene realizzata la strada del lago di Como dello Stuga, e anche nel 23 quella del San Bernardino, è lì che poi anche quest'area quindi lombarda entra più fortemente nelle rotte del Gran Tour, perché c'era la possibilità, infatti raccontiamo che con una variante della Tramezzina che sarà pronta per le Olimpiadi Milano-Cortina, sarà un nuovo, anche quel nuovo incentivo a visitare e includere nei propri itinerari alcuni luoghi. Quindi ritornando a quell'aprile del 1818, quindi il primo impatto con la Lombardia di Percy e Mary, tornano entusiasti da questo weekend, prende carta e penna, Percy scrive il 13 aprile 1818 da Milano, mio caro Lord Byron, ti scrivo per sapere se hai ricevuto la mia lettera spedita da Lione, per informarti che la tua piccina è arrivata qui in ottima salute e buon umore, dagli occhi blu come il cielo che ci sovrasta. Mary e io siamo appena tornati dal lago di Como, dove stiamo cercando una casa per l'estate. Adesso sentirete quale casa, perché è proprio vanno a cercare la casa di Plinio, sostanzialmente. Se non hai mai visitato quel delizioso e sublime scenario, penso che ti ripagherebbe della fatica. Dovresti passare qualche settimana con noi quest'estate? Il nostro modo di vivere è sempre il medesimo, lo stesso che ti ricordi di quando eravamo a Ginevra. Il luogo che abbiamo scelto, la villa Pignana, è solitario e circondato da un paesaggio di sbalorditiva magnificenza, col lago ai nostri piedi.
Se volessi visitarci, e non so dove potresti ricevere un benvenuto più caloroso, la piccola Allegra potrebbe ritornare con te. Mary si unisce a me per mandarti i migliori saluti e Clea mi prega di chiederti se hai ricevuto la ciocca di capelli di Allegra e ti ha inviato quest'inverno tuo, Pipiscelli, poi PS con i libri per te imballati sul fondo di una grossa scatola che mi appartiene, ti rimando a Venezia. E in poco c'è tutto, anche il fatto che io non sono stato magari i migliori genitori possibili, voglio dire, anche la piccola Lena non finisce bene, insomma, il padre non si recupera mai, certo, noi anche lui combattendo per liberare la Grecia, quindi comunque seguendo sempre degli ideali nel caso di Lord Byron. Quell'estate non andò come si erano prefigurati, forse la risposta perché non va in porto la villa Pignana, ci siamo stati anche di recente di queste tappe appunto del Gran Turachini che stanno compiendo, è così chiamata per una fonte intermittente che aveva citato Pino il Vecchio nella Naturalis Historia e Pino il Giovane nelle Lettere, quindi due opere che Pischelli hanno letto tradotto. In realtà era presente, come ci dice Pino il Giovane nella sua lettera, che non si diverte a mettere in questa fonte intermittente un anello che quindi è asciutto quando comincia la cena, invece coperto di acqua quando finisce, e chiede all'amico di Cinesura perché ne sai più di me, ma gli aveva già scritto, chiesto, ne aveva scritto per chiedere. Non puoi dire se i fantasmi esistono oppure no, se guarda che scrive perché non ha mai questa fonte sale e scende tre volte nel corso di una giornata. Lo zio l'aveva già citata nella Naturalis Historia, la villa poi che verrà costruita e che loro cercano di prendere in affitto non è chiaramente quella piccola casa che c'era ai tempi di Pino il Giovane, era una villa invece cinquecentesca. L'affare non andrà in porto, forse una risposta si può trovare nel diario di Claire Clermont, abbiamo anche una terza versione dei fatti, bello che c'è una polifonia, si può fare un romanzo con vari punti di vista. Lei ci racconta un episodio che evidentemente loro hanno raccontato con i vizi e delizie di particolari appena rientrati a Milano dopo il weekend, che però hanno ritenuto che forse non era da farsi avanti, quindi non l'hanno scritto negli rispettivi diari o lettere. Lui si incammina con una pistola che aveva caricato all'inizio del viaggio, quindi Clea era preoccupatissima tutto il viaggio con questa pistola carica, si parte un colpo, cosa succede? Quindi lui sul lago trova questo viale che si perde nel nulla e si incammina quindi con la pistola con l'idea di scaricarla. Però ci sono due gendarmi che lo hanno visto e lo seguono e lo arrestano e lo portano in prefettura. E quindi poi fanno chiamare la moglie che deve andare a testimoniare, beh, il prefetto gli spiega che in Italia non è consentito girare armati, ma poi chiede, però noi conosciamo voi poeti inglesi, signora, lo liberiamo solo se ci assicura che suo marito non si vuole suicidare. Lei dice, no, non si preoccupi, non è quel tipo di poeta, liberatelo pure. E quindi il viaggio continua. Ecco, nel 1840, così arriviamo al libro su cui è qui maggiormente dedicata la serata di oggi, quindi no, 1822, la pira sulla spiaggia, viene bruciato il corpo di Percy, lei si porta via il cuore, rimane questo cuore che insomma in qualche modo sopravvive alle fiamme e Mary lo porta con sé. No, era uscito nel 2017 un film molto bello di Haifa Mansour, quindi anche una visione di una donna insomma, che è uscita dai paesi arabi, quindi anche lei ha combattuto battaglia, era una di quelle che si combatteva in Europa 200 anni fa, quindi forse era capita meglio di altri, un amore immortale, effettivamente è stato immortale. Quindi succede che negli anni 40, poi fine anni 30, si innamora di queste scrittrici inglesi o anche irlandesi come Lady Morgan, hanno un debole e ci raccontano anche il nostro distruggimento in modo in cui dovremmo raccontarlo a scuola ai ragazzi. Quindi basta tutti quegli scrittori retorici italiani che ce l'hanno fatto passare per una cosa veramente di quattro, di una cricca di quattro massoni, è stato anche altro il risorgimento. E Mary riscrive Frankenstein, l'edizione del 31, per metterci tavoli come risorgimento italiano, sostanzialmente. No, la figlia, la moglie, la compagna del dottor Frankenstein, che poi lo sposa, no? Che era la sorellastra Elizabeth, e risolve intanto un problema morale che aveva fatto scoppiare il primo Frankenstein, cioè il fatto che il dottor Frankenstein sposasse la cugina. Non è più la cugina, ma è la trovatella che viene trovata sul lago di Como dai genitori del dottor Frankenstein durante una vacanza, bimba, bionda, in mezzo a un tuguri di contadini tutti neri scuri, perché persevere erano persone del loro tempo, non facevano degli eroi, erano degli sporchi, razzisti, classisti, da paura proprio. Percy poi scrive contemporaneamente a Byron, scrive anche a Pico, che gli dice
lui poi si dilunga molto di più sulla bellezza di Milano, del Duomo e del Lago di Como. Poi dice: gli italiani veramente un popolo di schiavi, una schifezza, gli uomini, le donne, una brutta copia dei francesi. Quindi, come dire, razzisti, classisti. Razzisti. Lei, nel Frankenstein del 31, insomma, questa bambina bionda, quindi che si capisce che è letta, che appartiene alla classe superiore, lei, i genitori di Frankenstein la riconoscono subito in questo tugurio. E quindi chiedono di adottarla, la portano via da questo tugurio di contadini, e poi alla fine del libro, quando, sapete, si sposano Elizabeth e Frankenstein, e partono per questo viaggio di nozze, che penso non svelare nulla, che non si compirà mai, perché la creatura poi compirà fino in fondo la vendetta del figlio abbandonato, insomma, del figlio tradito e non amato, e puntano al Lago di Como, dove finalmente il padre di Elizabeth è stato liberato dalle galere austriache e ha avuto indietro la sua vita dagli austriaci. Quindi c'è questo risorgimento. Quando lo incontra di persona il risorgimento, nella persona di un piemontese carbonaro, quindi impegnato in prima persona nei modi risorgimentali, che le propone di sposarla, lei dice: no, guarda, il mio cuore è già impegnato, cioè ho il cuore di mio marito sempre con me, sostanzialmente, quindi non ti posso sposare, però scriverò un libro che ti do tutti i proventi per sostenere la causa risorgimentale. Quindi lei, il libro del 1844, che raccoglie i viaggi del 40, 42, 43, che abbiamo appunto, di cui abbiamo tradotto un tomo, nasce per sostenere la causa risorgimentale. Poi questo Ferdinando Gatteschi si rivelerà uno stronzo, quindi che la ricatterà, no? Mi devi sposare, mi devi questo, mi devi quest'altro, lei si dovrà rivolgere a un avvocato per liberarsene, quindi anche lì, cioè, non tutti gli eroi sono giovani e belli, ma non perfetti, insomma, anche i protagonisti, anche alcuni protagonisti del nostro risorgimento. E lei quindi scrive questo libro di viaggio, insomma, qualche anno dopo, di fatto, nel caso dell'Amico, 4 anni dopo, quando lo finisce, rispetto a quando ha compiuto il suo viaggio. Sul viaggio che avviene perché il figlio superstite, quindi Percy Junior, gli dice: guarda, io vado sul Lago di Como con due amici perché per prepararci per il college, in un posto tranquillo, no? Che è un po' la nomea ancora oggi del Lago di Como, e quindi vuoi venire con noi? E lei si sveglia una serie infinita di ricordi. E forse proprio quel, come quando, no, si perde una persona a volte, solo allora ci accorgiamo quanto è stato importante per noi, quanto non ne possiamo fare a meno e tutto quello che ha significato. Forse proprio perché non riesco a prendere in affitto la Pignana, immagino che non abbia deposto a gran favore il fatto che sia stato arrestato, appunto, come dicevo prima, Percy. Quella è un'intuizione tutta da dimostrare, chiaramente, ma è una delle possibilità. L'altra è che forse costasse troppo, che non volesse affittare. Comunque, l'estate finirà diversamente, loro andranno a Venezia a trovare Lord Byron, che poi generosamente metterà a loro disposizione la villa che aveva a teste, e passeranno non solo l'estate, ma rimarranno lì fino a novembre. Però Villa Pignana nel 1827, subito, poi dopo vanno, no, continua il loro viaggio in Italia, e a Lucca poi si scrive Rosalind and Helen, quindi questa storia che in buona parte due protagoniste ambientata in una parte proprio la villa Pignana di Torno sul Lago di Como, ma forse la cosa più eccezionale, perché è quasi profetica, la grande profezia del 1826 di Mary Shelley, che prevede tutto quello che ci sta accadendo in questi ultimi due anni. Speriamo e facciamo il possibile perché il finale sia differente, perché lei scrive dopo il primo romanzo gotico horror Frankenstein, scrive anche il primo romanzo apocalittico, inaugura quel genere che adesso al cinema dovrebbero dare sempre dei diritti, insomma, perché va per la maggiore, ma il genere apocalittico al cinema rende tantissimo, e lo inaugura lei con L'ultimo uomo. Quindi siamo nel 2099, quindi è un romanzo distopico, l'umanità viene distrutta da un virus che colpisce, quindi da una malattia che colpisce solo gli esseri umani e non gli animali, quindi rimangono solo gli animali padroni del mondo. Quindi questi quattro amici, che sono quasi sempre gli stessi di vita diodati sotto mentite spoglie, più o meno, insomma, che si spostano dall'Inghilterra alla Francia, dalla Francia alla Svizzera, superano le Alpi, rimangono vivi solo appunto questi quattro, che passano l'ultima estate alla Villa Pignana, dove dicono: se non sapessimo cosa c'è fuori di qui, penseremmo di essere in un paradiso, perché è tutto così
bello e straordinario. E quindi poi di quei quattro ne rimane uno solo, e invece appunto oggi l'uscita che stiamo trovando da questo virus forse sarà migliore, sembra, e ce lo auguriamo tutti quanti. Però un po' come era stato prima, gli anni prima, dire che ci stupiamo, no? Nel 2020 Radio Capital aveva fatto gli auguri di Natale con una frase della Naturalis Historia che leggevano tutti i suoi speaker, che alla fine tu credevi che fosse Greta Thunberg, invece era Plinio il Vecchio. Allora ti dico, Plinio il Vecchio, Naturalis Historia 77 a.C., no? Quando diceva che non ci accontentiamo di quello che la Terra ci dà, andiamo a prendere quello che tiene dentro le sue pisce, e poi ci lamentiamo come tanto la nostra gente dice si liberi di noi, si voglia liberare di noi, si scuota e ci massacri, e poi lui, voglio dire, l'ha pagato, l'ha provato sulla sua pelle. Insomma, c'è qualcosa, c'è un eco anche qui, anche nell'ultimo uomo, c'è un eco di questo rapporto con la terra, con la natura. Per cui questo è tutto il pregresso rispetto al 1840. Quando torna al 1840 è un'America, una paura fottutissima, si può dire, dell'acqua, chiaramente, perché c'era morto il figlio, scusate, il marito. Quando il figlio noleggia una barca, lei è terrorizzata, cioè vanno in barca a Villa Carlotta, lei stava, ci potete andare, anzi, la prima sensazione del libro l'ha fatta proprio lì nell'albergo dove lei è rimasta per due mesi. Allora l'albergo grande della Cadenabbia, anche se lei sbagliava un po', scrive la Cadenabbia, e Tramezzina invece di Tramezzina, forse perché aveva fame, insomma, cioè questo Tramezzino un po' sempre così presente sotto traccia. Quindi lei per due mesi rimane all'albergo grande, oggi Grande Hotel Cadenabbia, che è proprio confinante con Villa Carlotta, quindi questa straordinaria villa seicentesca, quindi fondo la famiglia Clerici milanese, in realtà di origine comasca, che tornano qui a dimostrare, tornano profeti in patria costruendola, insomma, per il successo commerciale che hanno avuto qui a Milano. Poi no, diventerà quella di Sommariva, quindi insomma prima vice di Napoleone, che poi perde però questo ruolo a favore di Francesco Mezzi de Ril, che era peraltro suo di un pettaio, no? Bellagio con la Villa Mezzi, e lancia questa sfida a essere lui il primo comunque. Dice, vabbè, non avrò la carica politica, però ti disco a livello, come dire, di collezioni artistiche, di glamour, di vita, quindi è la villa in cui ci sono collezioni di opere d'arte. C'era la copia della Gioconda, no? L'unica copia originale della Gioconda era lì. Poi quando lui muore, il grosso viene messo all'asta, infatti una grande asta a Parigi, quindi quello che c'è oggi il Paramede di Canova dell'anno canoviano, ve l'abbiamo ricordato insieme a Torsi e Canova di recente, proprio a Villa Carlotta. Quindi Mary Shelley, troverete, visita Villa Carlotta e per esempio massacra Canova. Quindi la stessa statua di Amore Zite, che lei attribuisce a Canova, in realtà è di Adamo Tadolini, una copia d'autore di uno dell'allievo prediletto del maestro, che era fatta sull'originale del maestro, quindi possiamo ritenerla, cioè, non ha sbagliato dicendo l'Amore Psiche di Canova. È la stessa statua che cinque anni dopo Flaubert bacerà sotto l'ascella, che dicendo nel suo diario, scusatemi, dovete capire, era tempo che non vedevo una donna, e questa era una bellezza straordinaria, insomma, come dire, ho avuto un momento che lo trovate nell'altro libro, Lago di Como Cantur, mi sono sciolto, l'ho baciata sotto l'ascella. Lei invece, Claudia, che cosa dice? Non mi piace. No. Esatto, critica, insomma. Sì, dice che sono meglio le statue greche, che riescono a rappresentare meglio il movimento della carne delle mani dentro la carne, invece la Canova è statico, nonostante abbia avuto dei buoni modelli, ma non riesce a, non la soddisfa. Il suo viaggio finirà proprio lì, cioè diventa un po' Villa Carlotta, il buon ritiro, il luogo dove, insomma, nel grandissimo parco, nel frattempo, no, la villa non era più, da Sommariva stava per passare di proprietà, quindi alla madre di Carlotta di Prussia, che perdona la figlia muore a 24 anni e rimane al marito Giorgio II Maininger, che ha questa grandissima passione, meno per l'arte, per cui va avanti la svendita delle opere di Canova, per finanziare invece il grande orto botanico, che oggi è l'altra attrattiva della villa. Quel è un orto botanico che è bellissimo oggi attraversare con il libro di Mary in mano, o avendolo già letto, e trovare tutti i punti dove lei si ferma a meditare, a scrivere, a pensare. Ce n'è uno poi in particolare, forse, che si può anche leggere.
martedì 8 settembre 1840. Oggi è il nostro ultimo giorno. Stiamo lasciando il lago di Como proprio quando la sua stagione sta iniziando, perché il periodo in cui è più diffusa la villeggiatura italiana cade nei mesi di settembre e ottobre, quando la frutta è matura e si tiene la vendemmia, l'ultimo raccolto dell'anno. I nobili, quindi, iniziano a visitare le proprie ville. Anche molti esponenti delle classi medie e negozianti di Milano si ritrovano nei villaggi durante questa stagione. Da certi punti di vista, tuttavia, questo non è piacevole, qualora si consideri che sopraggiungono altrettanti visitatori all'Alberto Grande. Ogni giorno arrivano in folle i visitatori, i tavoli vengono preparati per loro lungo la strada delle acace, dove mangiano, bevono e sono allegri. Noi viviamo dall'altra parte della casa e siccome tutti i turisti casuali se ne vanno con il battello a vapore alle 4, non ci creano nessun tipo di fastidio. Ma una signora inglese che aveva preso una camera che si affacciava sulla strada si infuriò per il disturbo, definì l'Albergo Grande una bettola. Rimproverò Luigi, si fece togliere dei soldi dal conto e concluse la sua vendetta scrivendo a suo sfavore nel libro dei viaggiatori degli hotel di Como. Quindi c'è già altri papali, sono praticamente 200 anni fa. Ho scritto queste ultime parole da una nicchia nei giardini di Villa Sommariva, dove sono fuggita alla ricerca di un rifugio dal rumore e dal trambusto del nostro albergo. La folla è immensa e l'Albergo Grande è il punto focale dove tutti convergono. Mi sono stancata di guardarli dalla mia finestra e mi sono ritirata sotto un pergolato all'ombra dei giardini di Villa Sommariva, dove il ronzio di molte migliaia di voci viene ammorbidito e non offende il mio orecchio. Occhi, guardate un'ultima volta. Presto il sipario dell'assenza scenderà su questa insuperabile scena. Hai un cuore di pietra se non mi compatisci. Un'altra passione di Mary Shelley che unisce peraltro, che prova ad esercitare anche a Como e a Milano, è quella per l'opera lirica. Quindi lei va alla Scala, che si lamenta che c'è troppo poesia, una confusione, dice che gli italiani vengono per fare salotto, non per vedere l'opera, insomma. invece a Como va, pensate, c'era l'opera a Ferragosto, oggi non si fa nulla, c'è molto più utilizzo. A Ferragosto lei prende il battello, che erano ancora quelli della prima generazione a vapore, infatti dice a tempo infinito, impiega tipo 3-4 ore per arrivare a Como, ma mi assicurano che stanno per entrare in funzione quelli nuovi. E in tutto questo c'è un personaggio che la colpisce, che la attrae, che pure insomma si palesa quando passa da Villa Pignana, la vede, no, sulla Calinabbia, Como, la seconda metà del lago, da quel punto d'oro, e riporta la memoria di Percy di quell'estate di via del 1818. Dall'altra parte, poi invece, passando davanti a Blevio, ha la visione di Giuditta Pasta, quindi che lei ha sentito in Inghilterra, che ha sentito a Parigi, che dice la voce più divina, e fa secondo me qualcosa che faceva la Merini, a mio momento il sospetto. La Merini, quando la invitai a Como la prima volta, mi si mise a raccontare al telefono per un paio d'ore tutta la storia di suo nonno, Conte di Como, la nonna contadina di Burate, la zia, diceva poi questa zia fuori di testa, vedevo che aveva paura che si rompesse il cavo della funicolare, aveva sempre paura, per cui non la prendeva. Poi le figlie mi hanno raccontato che in realtà era lei che era un po' ipocondriaca, aveva paura di morire sempre, e finché un parente ha detto, ma ci va, il cuore attaccato a un filo, e il parente le rispose a tavola, ma va là che il tuo cuore attaccato al cavo, appunto, d'acciaio della funicolare, come Brunate. Lei attribuisce invece una folle paura dell'acqua a Giuditta Pasta, e l'impressione è che magari non fosse proprio la voce, dice che Giuditta Pasta non si muoveva mai da casa, come stava subito a terra Como, quando era brutto tempo. Non abbiamo altre testimonianze in merito. Vorrei che appunto anche in questo caso fosse stata in qualche modo una proiezione, ma questi suoi problemi di nervi che l'accompagnano poi per l'ultima volta, che si diano pelle sul lago di Como pochi mesi prima di morire, nel libro nuovo Lago di Como Grattuccio, che è questa sua ultima testimonianza, quindi dal 1818 al 1850, è un rapporto insomma intenso e duraturo. Ci fa ricordare, ci fa dire, lanciò un appello per cominciare anche voi, quando il lago di Como vi rispondono, ah sì, quello di George Clooney, no, quello di Mary Percy Shelley, quello di Alfred Hitchcock, quello di Luchino Visconti, poi sì, sì, è arrivato anche George Clooney, quello di Plinio il Giovane, Plinio il Vecchio soprattutto, quello di Alessandro Volta, altro personaggio catalizzatore di interesse per i grandi turisti dell'epoca, cioè lo ritenevano la cosa più nuova che ci fosse in Europa, insomma, arrivare a cercare di conoscere Alessandro Volta di persona.
di volta la Pavia, poi la Cucina, lo trova a Pavia, insomma, lo va a scovare all'università. Questi, e l'elettricità, capite che Frankenstein, l'elettricità c'entra molto. L'esperimento del dottor Frankenstein era quello che faceva il nipote di Galvani, perché presente Galvani, volta la diatriba, Galvani, l'elettricità viene dagli animali, dalle rane, volta, no, è una reazione chimica. Il nipote Giovanni Aldini mette assieme le due cose e strutture ci fa il business, cioè lui andava a dare scosse ai cadaveri dei condannati a morte con una grossa pila voltaica e succedeva che chiaramente il corpo trasmette l'elettricità come ci aveva detto il suo nonno Luigi Galvani. E quindi lui poi in Inghilterra aveva puntato, preferiva quelli inglesi perché quelli francesi decapitati non erano utili, cioè toglievano gran parte della bellezza dell'esperimento, uno senza testa, una fascina come un morto con la testa. Allora si potevano fare queste cose sulla pubblica piazza. Pensate, nel terzo uomo oggi si mette su un bel letto, si mette il morto, gli si attacca gli elettrodi, la pila, vediamo questo come reagisce. E a Londra lui puntò un grosso, un condannato a morte piuttosto vistoso, insomma, bello come Frank, come la creatura, grande più di un uomo normale, e pare che si diede piuttosto da fare per accelerare il processo, insomma, questo mi serve, lo voglio, è perfetto per il mio esperimento. E l'esperimento, ci dicono le cronache di allora, viene così bene, cioè questo si alza, insomma, ha questa scossa così forte, che lui poi, la sera tornando a casa in albergo, vuole andare avanti a provare e il suo aiutante muore di crepacuore. Infatti, sempre nel film di Caifal Mansour c'è anche la scena in cui Polidori porta il giornale a Mary Shelley, in cui si vedono questi esperimenti galvanici. Quindi era qualche cosa, sì, una visione, una fiction, ma c'è anche una realtà oggi inimmaginabile, perché all'inizio è stato subito, per fortuna, condannati a morte, è più difficile trovarli, che erano i giustiziati, ma c'è dietro anche questo. La palla che volevo rilanciare a Claudio, mi è piaciuta, no, questa citazione anche iniziale delle ragazze, soprattutto ragazze per la grande parte, ma poi c'è stata anche un'altra scuola invece che non ho lavorato, forse soprattutto ragazzi o almeno in parti più equilibrate, ormai lo sappiamo che si occupa di cultura, che dovremmo fare qualcosa alle quote azzurre, cioè cercare di portare, infatti ogni volta che si fa un festival solo sulle donne, come siete completamente pazzi, bisogna fare un festival, si parla di sport, di automobili, di letteratura, così finalmente iniziamo a rieducare anche la metà del ciclo che stiamo perdendo, che non è sicuramente quella femminile, gli incontri culturali, ma potete, credo, confermarlo in grandissima maggioranza. È una cosa che parte un po' già a scuola di questa disattenzione maschile nei confronti della cultura, insomma, un po' di spiace, è un problema che dovremmo porci, visto che si parla sempre in una sola direzione di parità, e mai quando si perde l'altra metà. Insomma, la metà che interessa non perdere adesso è politicamente corretto quella femminile, non perdiamoci però quella maschile. Ecco, le ragazze, poi una è stata emersa con un talento eccezionale, ovviamente non un italiano, una ragazza che si è dovuta conquistare la vita, forse più togliersi la paglia dal fondo schiena da piccola, quindi che a 17-18 anni va alla città a scrivere 5 lingue, ha fatto anche i video, e ti scriveva la sera, scusa se te lo mando su adesso, non ho fatto niente a mandartelo qui, no, cioè lo sai da ieri, forse da stamattina, mi sembra già eccezionale, che ti manda il video montato con c'è un QR code alla fine del libro che vi dà accesso a una serie di video in cui questi ragazzi, soprattutto appunto ragazze, chiusi in casa, perché poi è capitato il lockdown, non l'avevamo previsto, il progetto era partito un poco prima, si sono trovati nella stessa situazione di Mary, Percy, Lord Byron, Polidori, Villa Diodati, con però appunto una grande maestra che tutto questo aveva già passato sulla sua pelle e l'aveva messo a frutto. E anche loro l'hanno messo a frutto realizzando quindi una serie di cose che non avevamo previsto, non erano partiti solo per fare la traduzione, quindi dei video in cui trovate vari capitoli, tra cui quello dedicato a Giulietta Pasta, dove potete vedere anche Villa Pasta. Villa Pasta erano tre, in realtà, collegati in un grande parco. Oggi ne rimane una delle tre originali, di cui la proprietaria c'era un bellissimo video realizzato col drone, quindi c'è anche la lettura, per esempio, con il canto ovviamente di Giulietta Pasta, che non è stato registrato, ma della Callas che canta i ciprani scritti per la pasta. E in questi montaggi appunto fatti poi da una delle ragazze che ha collaborato alla traduzione. Ovviamente Claudia, come dire, è un autore di grande qualità, che ha rivisto, che non ha mai
posto i limiti di tempo alla sua disponibilità, quindi una disponibilità eccezionale in termini di competenze di tempo, prima con un lavoro preliminare in cui ha formato i ragazzi e un lavoro di revisione finale che ovviamente garantisce una qualità professionale, non solo le traduzioni dei ragazzi così, come dire, messe lì e raccolte e pubblicate, ma c'è un lavoro che vorrei chiedere a Claudio di descriverci un po' meglio, perché mi sembra, e lo sentiamo poi quando invitiamo i ragazzi a venire a leggere, come lui ha fatto anche recentemente proprio a Blevio, vicino alla villa di Giuditta Basta, cioè, c'è ancora un'emozione, è rimasto dentro qualcosa. Allora, il lavoro di partenza è stato quello di suddividere il libro in pezzetti e darli appunto ai ragazzi. Tendenzialmente per classe erano 24, erano 25 all'inizio, poi sono diventate 24 prevalentemente ragazze, c'erano due o tre ragazzi, quindi ho diviso a pezzetti, ho detto la classe quarta LB sono eccetera in tre, ok, allora fate queste sei pagine. E ho dato alcune indicazioni molto generiche ed eravamo prima del lockdown, quindi abbiamo comunque deciso di non lavorare a scuola perché le classi appunto erano diverse, gli impegni erano diversi, avendo appunto comunque la possibilità di condividere tutto, usavamo il modo in quel periodo lì, abbiamo appunto condiviso questo file e gli ho chiesto di mandarmi man mano pezzettini tradotti, quindi composto un po' una specie di puzzle. Io man mano che mi arrivavano le cose le mettevo in ordine in un file di Word, dall'altra parte correggevo perché volevo che si rendessero conto anche degli errori che facevano. Appunto Paola mi chiedeva qualche aneddoto, in realtà adesso non me ne ricordo altro che qua, che all'inizio una mia alunna, tra l'altro molto brava del linguistico, mi ha tradotto party con festa, no, la nostra festa, quando invece appunto party significa un gruppo di persone. Adesso anche partito, ma quindi lei, cioè, certe volte appunto non andavano neanche a controllare, la parola suonava un po' o come qualcosa che conoscevano o come una parola italiana, non si preoccupava di andarla a cercare, però credo che anche appunto il fatto di essere corretti man mano, di poter vedere, no, il loro lavoro che prendeva forma, sia stato formativo. Appunto, nonostante nessuna di loro credo diventerà una traduttrice professionale, e nonostante appunto del linguistico, perché nel appunto al Teresa Ciccio di Como c'è il linguistico, però c'è anche prevalentemente sono classi di scienze umane e poi c'è una sezione di musicale da cui venivano appunto tre mie alunne, e quindi non c'era necessariamente appunto questa propensione per le lingue. È stato un interesse che è nato da mio lanciare questo messaggio alla scuola, alle classi quarte, e appunto una risposta che mi ha abbastanza sorpreso prima di tutto nel numero iniziale, ma anche poi nella capacità di portare avanti per qualche mese. Ero quasi convinta che molti più ragazzi si ritirassero, invece soltanto una appunto non è riuscita. Quindi appunto man mano abbiamo composto questo puzzle, poi ci siamo trovati. Ci trovavamo periodicamente, ogni 3-4 settimane, tanto per ridarci delle scadenze, per cercare appunto di portare avanti il lavoro in maniera uniforme, non solo all'ultimo momento. E poi appunto è arrivato il lockdown, per fortuna appunto avevamo già... Io ho qualche problema con i microfoni, ma sono abbastanza tecnologica, quindi in realtà appunto avevamo già comunque la nostra piattaforma, diciamo, dove lavoravamo, e quindi non c'è cambiato molto il fatto di essere a casa. E quando mi sono trovata appunto, ovviamente avevo già corretto, però quando ho messo l'ultimo pezzettino del puzzle e ho riletto tutto, davvero io sono rimasta sorpresa della uniformità, no? Dell'impressione che dava, pur ancora prima di altre numerose revisioni, non solo da parte mia,
un'impressione appunto di essere comunque un quadro unico, non di essere fatto di, cioè non di essere un patchwork, o, e quindi sono stata molto contenta, l'ho espresso subito questa mia gioia anche a loro, perché secondo me è molto importante con i ragazzi dire le cose che fanno bene, fargli notare le cose che fanno male, ma penso che sia sempre molto più motivante far capire quello che si è fatto bene. Dopodiché appunto chiaramente abbiamo visto, ho avuto l'aiuto di una collega di italiano, ho avuto l'aiuto di una collega che era in un'altra scuola per l'inglese, adesso ci siamo trovate tutte e due nella stessa scuola, cioè al liceo classico Volta, anche lei ha puntato più appunto sull'aspetto turistico, quindi ha creato alcuni itinerari con i suoi alunni del Caio Pigno, appunto del corso di turismo, anche lei ha riguardato, perché comunque è incredibile quanti refusi e quante cose scappino anche appunto stando attenti, e quindi abbiamo appunto revisionato più e più volte. E poi quando appunto eravamo in lockdown, Pietro ha detto: ma si potrebbe cominciare magari a fare qualche video, fare qualche registrazione, poi magari appunto ci mettiamo insieme qualche immagine. Le prime registrazioni le hanno fatte in tre, una appunto di queste, Yasmin Berrekid, si è offerta per fare i video, e in effetti abbiamo subito visto, ovviamente sarebbe stato bello poter uscire a farli dal vivo, ma lei è riuscita appunto a anche in maniera molto corretta a recuperare immagini da YouTube, usando però video che non fossero coperti da copyright, esatto, quindi comunque un lavoro fatto non alla carlona, insomma, un lavoro fatto con la testa e poi con la passione e con professionalità, perché onestamente sia per la qualità della lettura, per la qualità dei video, sono dei prodotti di tutto rispetto, e ci hanno aiutato sicuramente a diffondere l'opera, e poi credo che per lei siamo stati anche proprio un motivo di soddisfazione ancora maggiore rispetto a quello che è stato il lavoro sul libro. E non so se vuol dire qualcos'altro, ma sì, vorrei lasciare anche un attimo di spazio a eventuali domande, commenti, e dire un'ultima cosa, cioè che chiaramente, ma l'avete già intuito, alcuni poi che sono presenti, qualche passeggiata anche dal vivo con noi l'hanno fatta, perché gli amici a casa della poesia hanno camminato anche letto con noi sulle opere, per esempio, di Gian Pietro Lucini, grande poeta che pure collega a Milano con il lago di Como. Evidentemente ci preme che tutto questo sia una storia viva oggi nella nostra quotidianità, che ci aiuti a leggere, conoscere e far conoscere. Oggi si utilizza molto il termine promuovere, lo sentite anche al marketing, il marketing ha avuto sopravvento su qualsiasi cosa, c'è il marketing territoriale anche nella ricerca. E veniva già peraltro dedicando il libro a Samuel Rogers, dicendo e inviandolo a Lady Morgan, perché avevano scritto entrambi il libro che si chiamava Italy, quindi anche lei già viaggiava, come facciamo noi sulle opere, gli autori un po' più grandi di lei, che avevano qualche anno in più, che avevano fatto la stessa cosa, quindi come dire, c'era il turismo culturale, letterario, artistico, cineturistico, stiamo riscoprendo davvero l'acqua calda, gli stiamo già facendo tutto questo. Quindi nel nostro, sulla fine anche dell'Associazione Sentiero dei Sogni, leggere, interpretare e riportare anche gli autori di oggi a confrontarsi con i paesaggi culturali, Mary Shelley è molto viva sul tavolo, vedete, trovate, vi vedrete quando vi avvicinerete, una serie di libri diversi, quello scelto sul lago di Como, ok, sento appunto il lago di Como, che vi ho accennato, ma c'è anche come un quadro che per esempio ci mostra, ci porta a fare un giro completo
in un triangolo, poi anche oggi ormai si parla di lago di Como, lago di Lecco, tutti i pezzi separati, il lago di Novate Mozzola per loro era un lago unico, come per Pino il Vecchio, cioè per Pino il Vecchio fino agli autori, fino a Ermalesse, quando arrivava a Chiavenna e nel sud era l'Italia, si parlavano di sud, per cui per loro come qua a Palermo, da Chiavenna a Palermo era il sud, voglio dire, non è che ce ne fosse un altro. No, come Goa, c'è quella famosa gaffa dicendo qua sono meridionale come voi, insomma i lombardi si offesero parecchio, per noi invece qualcun altro mica a noi lombardi, tendeva insomma una visione più ampia del sud, questi autori hanno una visione più ampia, cioè come lì soprano per esempio di Engels, quindi Engels che non è solo quanto no, del manifesto del Partito Comunista, ma è anche autore di una serie di reportage e racconti di viaggio, tra cui questo suo dalla Germania alla Lombardia, bellissimo, insomma. Quindi, anche in un quadro, seguiamo da Leonardo fino al Novecento l'intero perimetro come Lecco Spruga, che era quella via di accesso fondamentale per tutto questo. E poi l'aspetto cineturistico, la Riva d'Estera mi era capitato di scrivere proprio perché a Expo si accorsero per fortuna che oltre alle spillette, gli accendini, avevano fatto anche i posacenere portatili in un posto dove, anzi era quello su cui ho investito di più a livello monetario, in cui gli altoparlanti ti dicevano che non potevi fumare neanche all'aperto. Quindi, come dire, i nostri politici non avevano ottimizzato proprio il gadget, non avevano fatto gli investimenti migliori in partenza, si accorsero dopo qualche settimana che il gadget andava di più con i parte stranieri, che erano le due guide cineturistiche del lago di Como che avevo scritto io, mi convocò l'assessore regionale, lei mi ha scritto un lavoro anche sulla regione Lombardia, dove facendo un lavoro serio sicuramente non prima della fine di Expo, se ci prendiamo un giro, ma vabbè, ok, la faccia lo stesso con i tempi che servono. E quindi l'aspetto poi noi stiamo facendo un'altra collana insieme a un editore che è invece di passeggiate creative, quindi di itinerari, e in quelli cineturistici rientra ben due volte di nuovo la Riscelli. Venendo qua, anche attraversando per venire da Cadorna a qua, il Castello Sforzesco, insomma il compendio e la tenuta, mi fate pensare un po' a quello che disse Roger Corman quando venne a girare Frankenstein Unbound appunto sul lago di Como, che lì cercò delle vicinanze di altre location. Ci disse una cosa che forse noi sottostimiamo, cioè siamo anche abbastanza propensi un po' a prenderci addosso, oppure anche semplicemente a fustigarci, perché fa parte forse di, non so, di un dettato religioso, piuttosto che no, di prendere lo scudisce e dire quanto siamo persi, quanto abbiamo rovinato il paesaggio. Roger Corman, quando giustamente nel 1994 gli chiese un giornalista di tutto il mondo ma perché una storia ambientata sul lago di Ginevra è andata a girare sul lago di Como, gli disse ma andateci voi sul lago di Ginevra dove ci sono tutte case nuove, come faccio a far credere che quella storia sia veramente ambientata nell'Ottocento? È impossibile, no? È un viaggio, è un personaggio del futuro che arriva nell'Ottocento, nel 1816, con Frankenstein, con il libro, e suggerisce alla Riscelli di cosa fare, insomma, nel film Frankenstein Unbound, e poi la scena in cui cercano no, di creare anche una creatura femminile per far sposare, insomma, trovare finalmente un contentino per la creatura, e invece nella torretta di Scontea, questa chiesa sconsacrata è la torretta di Scontea del Parco di Monza, quindi girato tra Bellagio e il Parco di Monza, ma lì disse perché qui gli edifici sono gestiti tutelati, a differenza di Svizzera, e in effetti abbiamo una legge del 1911 che un po' di 800 ce l'ha salvato, insomma, a volte mi fa dare qualcosa di buono in Italia, vale la pena di ricordarlo. E anche Jan Passer, che prima di Corman gira l'estate spregata con il proprio racconto di quell'estate del 1818, di nuovo lo gira tra Villa Mezzi di Bellagio e Villa Balliano di Succio, quindi due grandi ville del lago di Como, non solo Villa dei Lati, non è il lago Lemano, ma appunto porta di qua la storia, quindi insomma è un po' segnare tutte le ultime, la mappa, poi fruire questi luoghi, insomma farli fruire con queste guide, coda appunto al libro di Maniscelli, ci sono 30 pagine in cui racconto i luoghi degli Scelli in tutti i loro libri, dove trovarli, insomma, poi oggi c'è appunto il QR code che manda oltre che il video, anche quella mappa con tanto di tariffe, dei battelli, eccetera, che hanno costruito i ragazzi del turistico, sempre per andare da Como fino allo Spruga, seguendo Mary. Ma poi la mappa che trovate qui della Lecco Country Way, quella che poi vorremmo, insomma, far diventare una spina dorsale sempre più ampia, perché chiaramente ci sono
soprattutto poetiche, giustificherebbero un approdo a Milano di questo percorso. Per ora di 16 km raccontato attraverso 16 appunto autori scandito la casetta per lo scambio di libri con il QR code che ti danno accesso alla mappa digitale sulla in collaborazione con la Wikimedia Foundation e Wikimedia Italia, quindi insomma sul primo canale che ti esce quando cerchi su Google, in questo caso Wikivoyage, piattaforma Wiki, e poi le audio guide che ascolti dal cellulare, e una delle 16 casette, quella proprio davanti al teatro sociale dove di Como dove andò ad ascoltare l'opera a Ferragosto, è quella in particolare dedicata a Mary Shelley, che ti racconta in particolare con la storia di Mary Shelley e il nostro appunto territorio. Ecco, l'idea è quella lì, insomma, di che sia tutto questo uno strumento per noi per migliorare un pochettino la qualità della vita nei luoghi che frequentiamo tutti i giorni, per i ragazzi di imparare, insomma, che Leopardi non c'è bisogno di andare al Canati, no? Se stai studiando un liceo di Milano, leggiti Leopardi milanese, quanto ha odiato Milano, quanto ha desiderato venire a lavorare a Milano e quanto l'ha odiata poi e se n'è andato via. Quindi e ha cercato ed è venuto a Como per riprendersi il manoscritto del suo primo canto, che a 18 anni non gli hanno pubblicato l'editore Stella, che ha detto che con Leopardi legge. Ripassa un po', perché forse devi migliorare, è un po' esagerato, devi ancora, insomma, devi sgrezzarti un attimino, e poi lui divenne, insomma, famoso già in vita e venne donato quindi al Lombardo più importante, Alessandro Volta, no? Questo manoscritto. Il nipote di Volta lo ritrova nella casa di famiglia, lo pubblica su spese da Oepli con delle glosse che sono lunghe il doppio del testo leopardiano, già comunque erano 130 versi, perché non era proprio un poemetto di due righe, dona la collettività, perché dice una cosa così preziosa deve essere di tutti, mica lo posso tenere per la famiglia Volta, che pure, voglio dire, non è l'ultima delle famiglie lombarde, e dona quindi al Museo Civico di Como, che lo tiene da allora in un archivio, non lo vede nessuno. Cioè, quello, appunto, la cultura viva, quindi portare i ragazzi a conoscere questi autori di persona, perché probabilmente hanno frequentato gli stessi luoghi senza neanche saperlo, una cosa che io ho nel cuore da quando mi piacevo leggere L'ora di tutti i mari a corti, facendo rompendosi le palle infinitamente a fare a compilare le schede in analisi del testo di un romanzo, uno dei più bei romanzi italiani, e non mi avevo nemmeno detto che l'avevo insegnato con lo stesso liceo Volta. Me l'avrebbe spiegato lei molti anni dopo, e poi quando è morta e sono stati pubblicati i suoi diari, diceva pomeriggio, no, con i miei colleghi, conversazione a Rodino, pomeriggio intero per tirare fuori il titolo di un tema. Se si vuole per essere insegnati, bisogna essere innanzitutto coltivatori di fiori, e i suoi colleghi non lo erano, come non lo erano quelli che hanno insegnato a me. Per fortuna che oggi qualche insegnante coltivatore di fiori come Claudia lo abbiamo. E tutto questo, chiaramente, tutti questi che sono, no, la produzione di Sentiero di Studi, chiaramente né io né Claudia, né gli altri che collaborano si intascano qualcosa, ma viene poi tutto investito per andare avanti a creare le nuove mappe, il nuovo libro che uscirà l'anno prossimo, che saranno lettere sul lago di Como, quindi da Plinio a Freud, al 900, poi la parte, insomma, il sentiero Alda Merini, che oggi anche i due comuni che lo condividono lo hanno riconosciuto come tale, anche nella toponomastica, quindi quello che fece conoscere i suoi nonni, il conte di Como, la contadina di Murate, è tutto cosparso, no? Una quarantina di cartelli politici di lingue, e ogni anno andiamo a implementarlo, quindi insomma, tutte queste cose poi servono, chi le compra non semplicemente fa, insomma, aumenta la sua cultura personale, ma sta anche contribuendo a un progetto collettivo di un'associazione aperta, siamo 130 soci, quindi noi, tra le siamo due di 130, insomma, poi ovviamente come tutte le associazioni ci sono quelli attivi e quelli poi, quindi abbiamo anche qualche altro in sala che vengono, che contribuiscono, invece fluendo, insomma, partecipando. Io ho detto, credo, tutto fin troppo. Ringrazio in automatico se vuoi aggiungere qualcosa, ma soprattutto se voi volete dire, chiedere, credo che uno dei gelati possiamo passarlo da quella parte. Questo gelato consegno a Anamos. Tanto sì. Nel frattempo io chiederei se potete scegliere un paio di pagine mentre sì. Il pubblico sì. Si scalda. Sì. Che possono essere significative. Vengo a Milano e ho scelto un paio di pagine su Milano, però non so se... Sì, sono molto belle. Allora, parto da quella su Cenacolo. Prima abbiamo visitato l'inimitabile affresco in via di sparizione di Leonardo da Vinci. Quanto sono vane le copie. Non in una di quelle,
né in alcuna stampa ho mai visto la minima somiglianza all'espressione del viso del nostro Salvatore nell'originale. Maestà e amore, queste sono le parole che lo descrivono, insieme all'assenza di qualunque astuzia che esprime la natura divina in modo più visibile di quanto non abbia mai visto in qualsiasi altra immagine. Ma se l'arte del copista non riesce a trasmettere ciò che solo Leonardo da Vinci poteva immaginare e ritrarre, tantomeno possono farlo le parole. C'è un altro suo frammento nella galleria, una Vergine con il Bambino non terminata, altrettanto inimitabile. Ecco, questo ho sbizzagliato un mio collega di storia dell'arte in galleria di Brera, non sa di che cosa, cioè nessuno sa di che cosa si tratti. L'atteggiamento è particolare, con un artista comune sarebbe degenerato in affettazioni, con lui è semplicità e grazia, una gentile armonia di sguardo e gesto che rivela la natura che si sta ritraendo. La casta e affettuosa madre, deliziosa nella sua gioventù e innocenza, pensierosa per via del mescolarsi di soggezione e amore, con un tocco di paura scaturito da un presentimento del tragico destino del divino bambino sulla cui infanzia degnava e di cui si era allegrava. Nella galleria si trova il quadro di Raffaello del Matrimonio della Vergine, nel suo primo e più casto stile, dove la bellezza dell'espressione e la grazia del disegno sono più evidenti rispetto a quando, successivamente, i suoi colori divennero più ricchi e il suo insieme più artificiale. Per un catalogo di immagini è abbastanza stupido, però io cerco di descrivere quelle che attirano la mia attenzione e provo a comunicare le impressioni che trasmettono per meglio far comprendere ciò che ho provato per esse. Le gallerie sono ricche di dipinti di Louis, un artista sempre piacevole. Abbiamo naturalmente visitato anche la Biblioteca Ambrosiana, ma ora tengono le cose decisamente sotto chiave da quando qualcuno, la cui follia avrebbe potuto essere punita severamente, tentò di sottrarre delle reliquie del Petrarca danneggiandole. Bene, così. Sì, poi lei ritorna sempre anche sui giardini, il fatto che non trovi mai un... non trovi i giardini all'inglese, si aspetterebbe, credo che oggi avrebbe invece molte soddisfazioni, soprattutto alcuni giardini storici sono stati molto curati come avrebbe desiderato me. Però vabbè, è interessante trovare appunto anche a distanza di decenni altre persone, altri autori. La Carlotta, per esempio, ci tornano Edith Wharton, ci torna Mileva Maric, con Albert Einstein, che è quella che poi a me tocca, chiaramente dietro le storie, insomma, è un modo avvicinarsi a questi autori, insomma, fare diventare un po' degli amici, dei compagni, vivere lo stesso quartiere, insomma, sostanzialmente quello che facciamo noi, portare le persone a vivere nello stesso quartiere di Primo, di Mary Shelley, di Einstein, quindi insomma quel pubblico ci si dà tutti del tu, ci si conosce. No, appunto dicevo, Mileva Maric e Albert Einstein arrivano anche loro a Cadenabbia. A Cadenabbia, scrive Mileva, ci siamo fermati per un pochino e abbiamo visitato Villa Carlotta. Non ti so descrivere che splendore abbiamo trovato ovunque. Sai, alcune delle opere di Canova sono esposte là e poi c'è un bellissimo giardino che mi è rimasto nel cuore, tanto più perché non ci è stato permesso di cogliere nemmeno un fiore. Era la primavera più splendida quando ci siamo andati e non potevamo nemmeno sospettare che il giorno dopo il fato avrebbe disposto che cavalcassimo la slitta in un turbinio di neve, perché il giorno dopo sono sullo studio che volevamo attraversare era coperto di neve profonda che in alcuni punti raggiungeva un'altezza di 6 metri. A Villa Carlotta avviene anche, o subito dopo perché era l'albergo di fianco, penso, o tra le statue del Canova un po' nascosti, insomma, fanno l'amore Albert e Mileva, lei rimane incinta della piccola Lissel, e Albert si dimostrerà il peggior padre d'Europa, quindi uno dei peggiori padri del mondo, l'uomo che non la riconoscerà nemmeno, che morirà, non sappiamo nemmeno, è morta di un'anima, non sappiamo nemmeno, viene affidata da lei, disperata, che poi lo lascia chiaramente, viene affidata a un'amica, probabilmente era sicuramente serba, quindi nella sua insomma, città, paese d'origine, e ci sono poi diverse persone che hanno rivendicato di essere la figlia di Albert Einstein, diventate grandi, insomma. Non si sa se sia morta di malattia in tenera età, perché una delle lettere che questa amica Elena aveva scritto a Mileva e diceva correte perché la bambina è gravemente malata, non si sa se si è sopravvissuta e se si è morta da piccola, si dice di sicuro lui però non l'ha voluta. Dopo un afflato iniziale in cui chiede notizie della piccola Lissel, anche se dice che avrebbe preferito che fosse un
mondo maschile. Nasser, giusto? Quindi dice anche, insomma, che avrebbe uno preferito un Nasser e non un Lannister, poi se ne disinteressa prima di tutto di lasciarla morire nel totale lontananza dai genitori, nel totale anonimato, nel non sapere, insomma, ci ha lasciato la teoria della relatività, non sappiamo nemmeno quando e dove sia morta sua figlia, di sicuro non bene, ma è il lato B, cioè, voglio dire, Einstein ha coltivato molto il lato A e quello B, un po' meno, se l'ha coltivato il più il lato B, un po' meno quello A, ma come ci segna il neopoeta milanese preferito insieme a Tommaso Temini, ovviamente, cioè Gian Piero Neri, bene e male vengono dallo stesso luogo. Tutte le storie di questi autori ci dicono la stessa cosa, che bene o male sono dentro ciascuno di noi. Poi ognuno ne coltiva di più, magari riesce a farne apparire fuori di più una parte, meno un'altra, magari soltanto un apparire, non è nemmeno poi una realtà concreta. È la complessità del reale, anche la bellezza, insomma, dell'essere qui, tutti noi esseri umani, con i nostri difetti. Sapere che anche Einstein e Meritus si sceglie, non erano perfetti, insomma. Grazie. Grazie, grazie. Qualcuno per le domande, curiosità? Mi interesserebbe sapere, ad esempio, se questo esperimento di traduzione nella scuola ha poi germinato in qualche entusiasmo, cioè se poi, perché naturalmente erano alcuni studenti per ogni classe, se poi ha avuto. Ma sicuramente Yasmin, appunto, sta portando avanti anche all'università, appunto, lingue. Le altre le ho un po' perse, nel senso che non so esattamente, però. Però ha creato l'interesse di altre scuole. Esatto, cioè, il problema non è solo tanto interessare i ragazzi, ma appunto far diventare coltivatori di figure altri insegnanti, per cui nel libro successivo Mark Twain, che arriva e passa, arriva quando c'è il Covid dell'epoca, quindi il vaiolo, e invece di mettere la mascherina lo sottopongo alla fumigazione, quindi il libro una giornata intera, leggerete Odia, il lago di Como, l'Italia, tutto lo schifo, che quando finalmente la sera dice questi italiani sporchi che per siccome loro non si lavano, sottopongono una fumigazione, e tra l'altro andavano da un porto sicuro dove il vaiolo non c'è. Non c'era. Quindi è bello vedere anche come ritornano un po' le stesse cose. Ma quello, per esempio, di Bellagio l'ha tradotto una scuola, questa volta un istituto superiore di quella zona, quindi del centro lago. Poi l'ha dovuto rivedere Claudio, comunque, evidentemente non c'era, cioè non basta, ci vuole un insegnante, anche particolarmente una traduttrice, che è un insegnante, poi sia, quindi Claudio ha consultato a quell'insegnante. Ora, altre, e sì, nel prossimo ce ne saranno anche alcune, quindi, classico, sì, esatto, infatti adesso ho appunto delle alunne di due classi, di cui una mia, non per merito mio, ma perché hanno appunto un insegnante di latino e greco che si è entusiasmata anche lei all'idea, hanno tradotto, ancora sono sotto revisione, ma sono già state tradotte delle lettere di Plinio il Giovane. E poi adesso dobbiamo selezionare appunto per queste lettere dal lago di Como alcuni testi in inglese che vorrei appunto far tradurre sto decidendo, insomma, tra alunni che sono in seconda liceo adesso, quindi vanno a frequentare l'ultimo anno l'anno prossimo, e invece altre ragazze, forse anche un ragazzo in realtà, di prima liceo, appunto, quindi del terzo anno, che sono molto promettenti, quindi immagino che si entusiasmano a questo tipo di cose, quindi spero che di poter dare il contributo, cioè il mio contributo l'ho dato anche traducendo per l'Arco di Como Grand Tour, però è più bello effettivamente se i ragazzi ci mettono del loro. Penso che è una soddisfazione comunque più grande anche per me. Io lancio l'appello, quindi qui ci sono poeti, scrittori, scrittrici, vedo qualche poeta, anche insegnante, magari ci sono anche insegnanti e basta, non è obbligatorio essere anche dei poeti, anche se in Italia la maggior parte delle persone hanno la poesia, spesso la scritta nella vita.
quello che vorremmo fare, insomma, è poi costruire come la Recovery Way un percorso che dalla la parte svizzera un po' l'hanno già fatta, quindi dalla Via Mala fino allo Spruga, anzi anche in Canton Ticino proprio i cartelli Grand Tour sulla Via Mala l'hanno curato di più, quindi c'è una ricostruzione più precisa dei luoghi e degli autori che sono passati di lì, arrivare fino a Milano. Quest'anno sono i 700 anni del, della prima corsa del Corriere di Lindau, appunto che dicevo, da Lindau arriva fino a Milano. Tra 4 anni, quando poi ci saranno le Olimpiadi invernali, Milano-Cortina, per le quali verrà tirata a luce tutta la viabilità e aperta la variante della Trenesina finalmente, per consentire di non fare per forza il giro da Lecco, ma arrivare allo Struga in maniera più diretta dal centro lago, la sponda più famosa. Ecco, costruirlo questo percorso, trovare anche su Milano persone che abbiano voglia, insegnanti, scuole, operatori culturali che abbiano voglia di fare una parte, di costruire insomma un percorso che ci racconti un po' 500 anni di storia. Giancarlo del Cataldo, ho sentito recentemente la domanda, ma gli ultimi libri, no, spesso ambientati nel Risorgimento, ma glieli chiederà con Netflix, qualche TV, rispose, ma veramente noi per il mondo la storia d'Italia sono i romani e il Rinascimento, il resto non esiste. Ecco, penso che sia davvero importante, particolarmente importante, quindi riappropriarci di questo 700, 800, primo 900, di questa narrazione dei nostri luoghi, di noi attraverso gli occhi, ma non solo tutti stranieri, tra questi viaggiatori c'erano anche tanti italiani, c'era Fusco, per esempio. Lo stesso Volta è stato il primo a fare un Erasmus, a farsi pagare, riuscito a farsi pagare dagli austriaci un viaggio di studio in Europa. Quindi, viaggiare per diventare saggi l'hanno fatto veramente in tanti. Quindi, se ci fosse qualcuno su Milano vuole collaborare, ci trovate sito sentierodisogni.it piuttosto che pagina Facebook, poi li trovate la mail, Messenger, qualsiasi. Noi siamo molto attenti a rispondere sempre in tempo reale, quindi ci trovate molto facilmente. Grazie a voi. Brevissimi. Ringrazio anche l'impaginazione, soprattutto la parte grafica, le mappe dei libri di cura Mirna, quindi Mirna Mortis, che è laggiù e che si occupa anche poi della parte gestione della cassa dell'associazione, quindi dei libri. Chi fosse interessato, poi lascio il tavolo, insomma, di grazie. Volevo ringraziarvi per aver riportato lo sguardo di me e Michele sulle bellezze del lago. Grazie a te, Tommaso.